Ma vediamo questo servizio di badolato San Nicola da Crissa. Uno splendido badolato davanti ai propri tifosi riesce a fermare la capolista San Nicola da Crissa con 1-0-0 che va stretto all'11 del tecnico Gesualdo Calabrese. 1-0-0 che poteva essere un 2-0 per i locali se il direttore di gara non avesse negato per ben due volte il calcio di rigore per falli sui propri attaccanti. Sentiamo in merito uno dei protagonisti dell'incontro, il portiere locale Audino. Un grande Audino riesce a fermare la capolista con le sue prodezze, con le sue parate. Sì, è stata una bellissima partita da parte di tutta la squadra. Abbiamo lottato tutti insieme, siamo riusciti a portarci a casa un ottimo punto, sia in ottica salvezza, anche se diciamo che il campionato ci vede in una posizione abbastanza tranquilla, però sappiamo che fare una bella figura con le squadre, soprattutto con la prima in classifica, era fondamentale, soprattutto per orgoglio personale. Siamo contentissimi. Siamo contentissimi di questa prestazione. Un badolato che non regala niente a nessuno. Sì, Badolato siamo una squadra soprattutto in casa dove diciamo che abbiamo subito solo una sconfitta il girone d'andata contro il Guardavalle, quindi sappiamo che chi viene qua a giocare deve lottare, deve, se la vede sempre brutta contro di noi. Bisogna dire che nel secondo tempo ci sono state due occasioni veramente clamorose, due calci di rigore negati dall'arbitro a favore del Badolato e uno a favore del San Nicola. Sì, diciamo che sono occasioni che avrebbero potuto cambiare naturalmente la partita, però capita a tutti di sbagliare, va bene così. Una squadra giovane, quella del Badolato, dove vuole arrivare? Niente, noi abbiamo l'obiettivo di divertirci, ma da sempre il Badolato porta tra i primi 11, ma anche in panchina un elevato numero di fuoriquota, e questo è l'obiettivo di divertirsi, quindi diciamo che l'obiettivo principale era quello della salvezza. L'abbiamo raggiunto, credo, tranquillamente, quindi è il momento di divertirci tutti insieme. Una grande società, quella del Badolato. Sì, è una società che punta da sempre a far crescere i ragazzi dal proprio settore e poi portarli in prima squadra, mandarli anche a giocare in categorie superiori. Quindi diciamo che vedere un gran numero di fuoriquota che giocano quindi non solo in questo campo ma anche con altre società rende orgogliosi i dirigenti e coloro e le persone che nel Badolato appunto ci tengono molto a questo. Adesso bisogna pensare al derby con il Chiaravalle. Sì, prepareremo la partita in settimana, ci alleneremo tutti insieme. Cercheremo di portare a casa un'ottima prestazione e qualche punto sicuramente. Ed ora sentiamo il tecnico della capolista San Nicola, Addesi. Con Mister Addesi è una partita delicata, quella con il Badolato. Dopo il pareggio con il Rosarno, vi aspettavate qualcosa di più oppure siete contenti lo stesso? No, contenti no, perché comunque dovevamo riprendere la nostra marcia dopo lo 0-0 di domenica scorsa. Sapevamo che Badolato comunque avrebbe fatto questo tipo di partita e il campo comunque ha detto che noi abbiamo fallito tante, tante situazioni e ci è mancato secondo me la cattiveria sotto porta. Contenti no, perché per noi è un mezzo passo falso. Avete trovato sulla vostra strada un ottimo portiere come il giovane Audino. Sì, devo fare proprio i complimenti perché a mente ricordo 4-5 situazioni miracolose e in altrettante, ripeto, noi non siamo stati bravi e lucidi a mettere la palla dentro. Avete pure rischiato su due occasioni in area di rigore che l'arbitro concedesse il calcio di rigore. Sì, ma gli episodi poi ce ne sono tanti. Io dalla panchina mi è sembrato sul primo che il mio sia entrato a scomposto, però prende prima la palla. Sul secondo, sinceramente, poco o nulla perché si è lasciato andare. Però si sa, sono situazioni al limite, l'arbitro può sbagliare e può essere penalizzato. Anche se a Badolato devono venire tutte le altre squadre per giocare, il campionato comunque non è finito, mister. No, non era finito nemmeno prima perché ancora mancavano prima 8 partite, per noi ancora 7, ci sono tanti scontri diretti e quindi ancora tanti punti a disposizione, ma non solo Badolato, ormai tutte le squadre daranno il massimo per raggiungere i propri obiettivi. Mister, ci sono dei programmi per il prossimo campionato, si farà questa promozione quasi sicuramente, c'è bisogno anche di altri giocatori.
No, la squadra è competitiva per questo tipo di campionato, ancora secondo me è presto parlare di quello che sarà poi il prossimo di campionato. Bisogna stare concentrati e da martedì riprendere a lavorare e pensare partita dopo partita, poi si vedrà. Domani ci sarà San Calogero Guardavalle, diretti concorrenti per questa promozione. Sì, anche se secondo me sono un po' più staccate loro rispetto a noi, però quella è un'altra bella partita, quindi più che altro noi guardiamo in casa della nostra prima di tutto e poi quelle che sono più vicino a noi, vediamo domani cosa dirà il campo. Chi te mette di più, mister? Noi guardiamo la classifica, sappiamo che siamo padroni del nostro destino. Oggi, ripeto, non ci aspettavamo insomma di non vincere questa partita, ma bisogna dare merito al Badolato che fino al 90° comunque ci ha dato filo da torcere. Ripeto, noi prima dobbiamo guardare noi stessi, poi ovviamente quelle che stanno subito dietro di noi. Planet, got to have it.
it coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings.